E ambiziosa, diciamo, sfida che ci apprestiamo a compiere in maniera congiunta per le prossime regionali. Ricordo che è una sfida che si basa soprattutto, come i manifesti di Flavio dicono, siamo abituati a fare. È una sfida che sicuramente toglie uno spazio ampio della mia vita uscendo dalla Lega, ma è una sfida meditata, sofferta in un certo senso, anche perché ho anch'io dei sentimenti, ma è una sfida su un progetto politico che in questo momento ritengo determinante per il Veneto, ma soprattutto anche per una continuità politica del nostro paese, dove la sfida immediata è il Veneto. La sfida maggiore sarà poi invece trovare un coagulo delle forze del centrodestra per poter fare da antagonisti a quelli che possono essere i nuovi scenari e una continuità che ha il Premier Renzi negli ultimi anni, come si sta gestendo. Però io, prima di fare mai la mia conclusione, vorrei passare la parola appunto a Flavio, perché anche lui abbiamo vissuto tribulando un po' questi ultimi giorni. Perché cioè, siamo uomini, cioè, siamo persone perlomeno, siamo delle persone che hanno un cuore, un sentimento e anche una storia difficile, difficile superarla. Prego Flavio. Allora, io ringrazio sia Leo sia Mirko, perché so quanto è stata sofferta, è stata davvero sofferta la scelta loro, perché insomma ci si parlava pressoché quotidianamente e quindi sono stata una scelta dolorosa. L'ho sempre detto per tutti gli amici che hanno poi condiviso questa battaglia, perché per me è stato durissimo il momento, poi quella sera in particolare, del 10 di marzo, quando Salvini mi ha espulso dalla Lega, e quindi è stato un momento traumatico, insomma sono quelle botte che insomma ci vuole tempo a riassorbire. E so che per tutti gli amici che hanno fatto questa scelta è stato ancora più difficile, paradossalmente, perché io a un certo punto non ho espulso, quando sei espulso te ne fai una ragione, pur soffrendo, pur dovendo assorbire il colpo, però te ne fai una ragione. Invece Leo, Mirko ed altri amici hanno fatto una scelta di seguire consapevolmente un percorso più difficile, perché c'erano sicuramente strade più facili, però un percorso più difficile, ma secondo me con due valori di fondo. Uno, appunto, quello dell'amicizia, e oggi come non mai in politica contano di più i rapporti personali, i rapporti di amicizia, che non i simboli e l'appartenenza ideologica. E quindi quando fai parte di una squadra, quando con Leo e Mirko da anni, da tanti anni in Lega, ci sono condivise tante battaglie, e allora penso sia abbastanza naturale che si condivida un percorso anche dopo, perché appunto c'è un rapporto di stima e di amicizia che va al di là dell'appartenenza politica che si sostiene. E poi perché comunque, come ricordava il Leo, c'è un progetto politico che va oltre quelle le elezioni del 31 di maggio, con uno scenario politico nazionale che è profondamente cambiato, con una Lega che è profondamente cambiata, perché le parole federalismo e autonomia sono sparite dal vocabolario della Lega da molti mesi a questa parte. Noi invece siamo rimasti fedeli a quella linea e a quei principi da sempre, perché siamo in Lega, sia io che Leo che Mirko, da tempo immemore. E quindi dicevo, questo progetto che continua, perché a livello nazionale oggi l'offerta politica che si propone all'elettorato italiano fino ad oggi sarebbe stata un'alternativa tra Matteo Renzi e il lepenismo di Matteo Salvini, e quindi vorrebbe dire consegnare a vita il paese a Matteo Renzi, e questo lo sa sia Matteo Renzi sia Matteo Salvini. E quindi rispetto a una scelta consapevole di Salvini di costituire una forza neanche di destra, di una destra lepenista, che è diverso, perché anch'io sono al governo della città di Verona, col centro e con la destra da anni a questa parte, e di sicuro non sono un comunista, però la piega che ha preso la Lega di Salvini è un'altra cosa, e Salvini consapevolmente sa di perdere, sostiene delle tesi che sa essere impraticabili,
come la flat tax al 15%, come l'uscita dall'euro, e sostiene delle cose impraticabili, perché tanto appunto essendo destinato a non vincere all'interno del paese, dice quello che, meglio, quello che gli viene in mente, dice quello che magari è più gradevole da sentire da parte della gente, però sa benissimo che sono delle cose che non sono assolutamente traducibili in azione concreta. Invece appunto, siccome ripensiamo che al paese serve un'alternativa vera, perché altrimenti, ripeto, Renzi avrà vita facile, e quindi bisogna cercare di creare un'alternativa che parte dal Veneto. Cioè, le elezioni in Veneto sono guardate con grandissima attenzione in tutta Italia, proprio perché in Veneto può nascere un qualcosa che andrà a cambiare lo scenario politico nazionale a partire dal 1° giugno. La sfida veneta è una sfida molto più aperta di quello che si poteva ritenere, perché per due motivi. Uno, perché se uno si va a guardare la maggioranza uscente del governo regionale, cioè chi in maggioranza sosteneva Luca Zaia, la maggioranza di quella maggioranza oggi sostiene Flavio Toti, e questo dà l'idea che non è un gruppo di disperati che prova un'avventura solitaria, è un gruppo estremamente compatto di persone che hanno consenso all'interno della regione. E l'altro motivo rispetto appunto a questa prospettiva è il riportare al voto gli astensionisti. Cioè, in Veneto c'era una partita fino a che Salvini non ha espulso Flavio Tosi. In Veneto c'era una partita scontata, dove comunque c'era già un vincitore scritto, e probabilmente il fatto che ci fosse un vincitore già scritto avrebbe anche favorito l'astensionismo, perché quando la partita non è giocabile diventa molto meno interessante. Mentre invece il fatto che adesso ci sia tutt'altro che un vincitore già scritto, e quindi una partita molto aperta, può riportare al voto una parte dell'elettorato che, vedendo qualcosa di nuovo, prima non c'era, prima oggettivamente non c'era, vedendo qualcosa di nuovo può tornare a votare. Siccome tutti i sondaggi dicono che metà dei venti non hanno ancora deciso se andare a votare, e quindi chi vincerà le elezioni regionali, chi riuscirà a convincere una parte consistente di chi non sarebbe andato a votare a tornare al voto. E noi siamo convinti che di avere maggiori possibilità in questo senso, perché appunto noi siamo il soggetto nuovo, diverso, libero, perché siamo liberi anche rispetto a schemi di appartenenza nazionali. Il fatto di essere liberi penso che ci sia, perché è una scelta. Per questo abbiamo fatto una battaglia di coerenza e di libertà quando siamo scesi in campo, rispetto a quelle che sono state le forzature di Salvini sulla Lega Veneta. Abbiamo fatto una scelta di libertà e di coerenza, e questo appunto è quello che ci caratterizza rispetto a questa corsa elettorale. E quindi dicevo, io ringrazio davvero Leo, Mirko e tanti altri, ovviamente anche agli altri amici, perché ripeto, uno schieramento decisamente ampio quello che si è andato a creare poi in queste settimane. Ma dicevo, ringrazio molto Leo e Mirko, perché appunto so quanto dolorosa e difficile è stata una scelta di questo genere, però so anche che c'è la possibilità di lavorare bene per Treviso e per il Veneto assieme nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e penso che questo sia poi il motore che fa andare avanti, perché quando uno sa che può fare, continuare a fare qualcosa di buono, chi ha passione per la politica va avanti con questi valori. Quindi grazie.